Una signora di Regalbuto ha partorito ieri in macchina a Catenanuova grazie anche all'aiuto di due carabinieri che l'hanno soccorsa dando un prezioso e tempestivo contributo nel momento del parto. Al reparto di ostetricia dell'Umberto I di Enna, la neomamma e la neonata hanno ricevuto oggi la visita e l'omaggio floreale proprio dei due carabinieri. La direttrice del reparto, Lucia Lopresti, ha confermato le ottime condizioni di salute della signora e della neonata, accolte con cura nel reparto e assistite con tutte le misure adeguate al caso. Sono 120 i comuni siciliani che domenica voteranno per eleggere i propri sindaci e per rinnovare i consigli comunali e circoscrizionali. I seggi saranno aperti solamente domenica dalle 7 alle 23. In provincia di Enna al voto i comuni di Nissoria, Regalbuto, Sperling e Villarosa, tutti con il sistema maggioritario. Dopo il voto unanime del Consiglio Comunale sullo spostamento della stazione Enna Nuova dai pressi di Dittaino alla contrada Baronessa, intervengono nel dibattito il Partito Democratico, il Circolo Fratelli d'Italia Futuro e Tradizione e l'Associazione Politica e Culturale Futura. Dal Consiglio Comunale arriva un risultato che fa ben sperare, dichiara il segretario comunale del PD Francesco Rampello. Non si è comunque ottenuto ancora nulla di concreto, ma una presa di posizione forte di tutta la politica nello stabilire senza se e senza ma che la futura stazione ferroviaria di Enna debba nascere nel centro abitato a ridosso dello stesso è un punto di partenza. Apprezzamento e solidarietà nei confronti dell'amministrazione e di tutti i consiglieri di opposizione che hanno votato all'unanimità l'emendamento, il commento del Circolo di Fratelli d'Italia. Ciò che sicuramente lascia sbalorditi, prosegue il Circolo Futuro e Tradizione, è il totale disinteresse da parte dei rappresentanti parlamentari del nostro territorio che ancora una volta rimangono sordi e indifferenti alle problematiche che coinvolgono non solo Enna ma l'intera provincia. La stazione ferroviaria non può che essere ubicata a ridosso del centro abitato, commentano dall'Associazione Futura, un'ipotesi diversa rischierebbe di diventare una vera e propria cattedrale nel deserto. Istituita dallo scorso 1 giugno la guardia attiva di pediatria presso il reparto pediatrico dell'ospedale Umberto I di Enna. Si completa il percorso di miglioramento dell'assistenza pediatrica in provincia, ha dichiarato la direttrice di pediatria Anna Maria Millauro. La guardia attiva consentirà ai piccoli degenti e ai loro genitori di essere curati con la massima sicurezza per la presenza costante del personale medico in servizio. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista domani mattina la raccolta dell'umido, nel pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.